благословенну, славну владычицу нашу Богородицу и престанию Марию за всема святые помянувши сами себе один в одного и все життя наше Христу Богу віддаймо. Велику любность и тебе славу видаем Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне по всяк час и на веки вечни. Siamo a Portichetto. Sicuramente coda la troviamo. Code a tratti a 8 per Varese, da Bivio a 9 a 8 Milano Varese. Sì, c'è un po' a code a tratti. Code a tratti. A signora ucraina che si chiama Irena. Non mi ricordo. Irena. Ho scritto Gio Felato, parrocchia dell'Assunta, responsabile del centro di accoglienza parrocchiale Carte, sentite sotto la mia responsabilità, i signori sono nostri operatori con il compito di proporre l'ospitalità in Italia ai rifugiati provenienti dall'Ucraina. L'ospitalità verrà gratuitamente senza forzature, priva libera scelta delle stesse persone, presso le famiglie della parrocchia, attraverso un periodo di prima accoglienza Caritas, per aiutare le persone, ma non portiamo nessuno adesso. Ma compiliamoli, perché quando arriviamo alla dogana poi... Questo è dogana, ma questo non c'entra niente la dogana. Quando rientriamo, di certo passa poco, niente, ma compiliamo. Possiamo chiudere una parte? Alla dogana ci sono quanti chilometri di coda? 6 e mezzo. Noi abbiamo la preferenza perché possiamo passare a sinistra umanitari per l'Ucraina, abbiamo la precedenza rispetto alla coda. 7 chilometri di coda, in maggioranza sono macchine polacche, qualche ucraino e macchine polacche in attesa di poter... qualche tedesco, sì. Con noi, dietro di noi, ci sono anche... due, di dove sono? Reggio Emilia. Di Reggio Emilia, anche loro devono scaricare, però scaricano alla frontiera, non vanno in Ucraina come noi.
half, maybe 2 hours, and things are very bad. Oh, you have more back there. Irina. Hi there. Irina. Mark from America. Hello, Pedro from Canada. How are you? Good. Hey, vanno avanti. All Italian? Oh, yeah. All Italians. Oh. Ukraine. Oh, you're from Ukraine. Yeah, you're yeah. Their interpreter. Wonderful. Very good. Excellent. A lot of good people. Allora siamo qua, stiamo entrando in Ucraina, Emanuele. E non abbiamo neanche in Italia una dogana così bella. Dimmi un po', impressioni? Strano, è una cosa strana, non ci avrei mai pensato. Qui c'è... In un periodo di guerra. Sì. Poi c'è davvero di tutto, questo equipaggio è davanti a noi, è formato da un canadese, c'è un australiano, c'è un americano, adesso stanno socializzando con Nicola, il nostro capo spedizione. Si stanno scambiando i numeri di telefono. Cioè davvero da tutte le parti del mondo stanno venendo ad aiutare. In Ucraina sono 19.45, quindi 20.45 adesso. No, we have Irene, we have the map. Sì, no, era la spiegazione di tutte le auto praticamente che ci fa Emanuele, perché lui con le dogane ci sa fare. In realtà ci hanno comunicato che è uscita una legge sul territorio nazionale dell'Ucraina, gli ha detto a Nicola. C'è in confusione, ma praticamente no, è uscita una nuova legge dove tu puoi importare, occhio, tu puoi importare un'autovettura in Ucraina senza pagare le tasse. E quindi abbiamo questi ucraini che vanno in Polonia, acquistano la vettura di importazione e poi la ritornano al proprio paese con queste vetture targate Polonia. Germania, ma sono in realtà e pagano in Ucraina, portano in Ucraina, sono tutti ucraini, li portano in Ucraina, metteranno una targa ucraina che alla fine non pagheranno nessuna tassa, cosa come se in Italia non pagassimo noi il 22% di IVA per comprarci un'auto. Aumentano un po' i checkpoint su questa strada, più ci avviciniamo alla città. Ma quindi voi avete... Dove ci sono le aule, c'è un altro. Ma quindi voi qua avete allestito... Avete messo dei viveri, delle cose? Avete messo dei viveri, delle cose, ci sono le brandine? Sì, sì, perché casomai, se di notte, allora mica... Ecco, ma fino... Fino... è successo che siete venuti qua? Sì, sì. Quante volte? No, tante. Da quando c'è la guerra, però? Primi giorni era proprio, ci sentiamo sempre, siete. Poi pian piano si già siete un po' più stufi, scusa. No, certo. Sì, sì, ma fino a quanto, cioè, quanto siete rimasti qua? Un'ora, due ore, dipende, cinque minuti, dipende? Dipende. Cioè oggi è suonato, mi
ci sta per 20 minuti. 20 minuti. E voi per 20 minuti rimanete qua sostanzialmente? Sì, sì. Striscia di arresto al semaforo, va bene. Guardate questa, le mura diciamo della città antica storica, lì dentro c'era già il centro della città, qui fuori siamo già fuori la città di Leopoli, quindi queste sono le mura della città antica di Leopoli, che qui già eravamo fuori in città e lì dentro c'era proprio il centro della città di Leopoli. Ah, qui adesso una cosa interessante, dov'è questo? Forse andiamo... Vado? Forse, vai. Lì avanti mi sembra, qualcuno mi ha detto che questa cosa importante qui che sono i bambini che sono nati durante la guerra. Queste sono le immagini, mi pare, le donne che tengono in braccio i bambini che sono nati già durante la guerra. Che è una campagna che ha fatto quindi dell'UNICEF. Abbiamo questo diciamo corridoio verde che da una parte c'è una vita, dall'altra parte c'è una morte incredibile che abbiamo qui con noi. E ci hanno promesso che ci saranno questi corridoi verdi umanitari, però i russi non hanno fatto a mantenere la loro parola né in Ilovaisk, né in Kramatorsk, né in Mariupol, Izum. E tutti questi corridoi verdi che ci hanno promesso sono sempre finiti con sparare la gente, uccidere tanti centinaia della gente che è innocente. Quindi la concezione di questo, almeno di ricordare tutte queste persone che sono state uccise, soprattutto gli ucraini, la gente civile, ma anche i militari che sono stati uccisi perché non hanno fatto aprire i corridoi umanitari. Se uno viene qui non è soltanto per il turismo, ma secondo me uno che viene qui perché è motivato a venire qui, non viene soltanto per l'interesse, ecco qua, ma porta anche il suo cuore, porta la sua anima, porta qualcosa, o forse anche se non porta niente di materiale, secondo me viene qui, poi torna a casa e pensa, ma io, dopo aver visto questo che abbiamo visto oggi noi, questo corridoio verde, no? Con certo, tutte queste uova, con le donne che hanno partorito qui durante la guerra, che sono da diverse città, pensa, ma cosa posso fare io per questo popolo? Forse anch'io, quando torno a casa, non so, scrivo una lettera a una mamma che ha perso il suo figlio, o a questa donna che ha partorito qui dicendo, sai, mi dispiace che tu devi partorire qui. Comunque ognuno deve pensare cosa può fare, secondo me le ragioni si troveranno. L'importante è avere il coraggio, dire sì, c'è la guerra, ma qui questo è il posto, non dico che è sicuro 100%, ma almeno non è così pericoloso come in altri posti. Che può essere un invito a venire a vederla Leopoli. Guardate, anche ragazzi, in questo momento io vi invito veramente di venire, perché l'Ucraina come tale è un paese bellissimo, la città di Leopoli è dritta sempre, la città di Leopoli anche questa è una città molto bella, antica, quindi vale la pena, forse quando la situazione sarà migliore
migliore, sarà più migliore, quindi senza la guerra sarà più facile, ma anche adesso si può venire, portare qualcosa, aiuti umanitari, venire a vedere, visitare, scrivere, perché per noi come gli ucraini è importante che voi potete parlare anche all'estero della nostra situazione, perché se voi potete raccontare ciò che voi avete visto qui, ciò che avete sperimentato qui, ma tutto, dico, tra le cose, anche le cose belle, buone, ma anche le cose tragiche che avete visto. E quindi è questo ci dà il coraggio, questo ci dà anche il coraggio di combattere, di essere sicuro che siamo veramente da parte del bene, non da parte del male, perché è questo che vuole fare il Putin, purtroppo distruggere l'Ucraina, e per lui non conta niente, sei una mamma, sei incinta, non conta niente, sei ucraino, ma comunque ti dobbiamo fare del male, è questo che ci dispiace. Anche questa guerra lo dimostra sempre di più, perché non credo che dopo tutto ciò che il popolo ucraino ha subito qui qualcuno si pensa no, vogliamo meglio stare con i russi, perché i russi hanno fatto già vedere la loro faccia come sono. Quindi non è soltanto la questione di Putin, io all'inizio pensavo che questa fosse soltanto la cosa di Putin, però alla fine mi rendo conto che tanta gente in Russia, forse attraverso che le hanno fatto anche il lavaggio del cervello, ma sostiene Putin, quindi dice sì va bene, andate, conquistate, uccideteli, perché il popolo ucraino deve resistere. Poi io in fin dei conti mi chiedo, ma loro tutti hanno lo stesso nella testa che anche il loro leader, diciamo, il Putin, e questo mi fa un po' sentire male, perché se ci fossero milioni e milioni che uscissero in piazza, non soltanto 1.000, 2.000, perché questi verranno arrestati subito, ma veramente 1.000.000, 2.000.000, e dissero no, questa basta, non vogliamo più queste, penso che qualcosa cambierebbe, forse arriveremo a questo, ma non so quando. Sono dalla città, di Dobropilla. Avevo un terzo preso. E lei lavora come il volontario qui. Avevo prima questa cosa. E loro sono appena. Sono appena arrivati? E sono venuti un giorno fa. Hai capito la situazione? Quindi la mamma. Quindi loro accolgono le persone che vengono qui da diverse città, e invece lì la guerra è in pieno, quindi cioè, qui sono questi combattimenti. Quindi la signora, la mamma con due figli. Oggi vi è mamma e vostri figli. Sì. E il padre invece. È rimasto lì nella regione di Donetsk. Dobropilla, della città di Dobropilla. Ma ieri hanno proprio sparato alla città di Dobropilla, da dove sono loro, quindi hanno bombardato. Hanno fatto fatica loro a raggiungere Leopoli? Мама лежаче, мама зовсім не встає. Ми їх зустрічали з потяга. На даний час розмістили і допомагаємо дістатися до Німеччини, до лікарні. А мама ваша з вами приїхала також? Так. Allora, quindi la signora, anche la sua mamma, che non si sente molto bene, quindi condizioni fisiche molto non molto bene, quindi hanno dovuto portarla qui. Adesso l'hanno preso un po' per riprendere le forze, e poi attraverso le organizzazioni dei volontari cercano di mandare loro anche in Germania per prendersi cura di loro, anche della salute di mamma. Posso chiedere quanti anni hanno i figli? A schicchero che mai va scegliete? 6 mesi. Posso chiedere anche i nomi 14, se vogliono? 14 anni. Як звати вашу маленьку? Валерія. Роман. Ecco, Роман cosa significa per Роман quello che sta affrontando in questi mesi? Як ви це відчуваєте? Та війна треба втікати. Для вас ви маєте 14 років. Як ви це відчуваєте? Difficile, mi fa male e io vorrei tornare a casa. We hope peace for you. Ядерна станція, так?
gli Zaporizhzhia da sola? Sì. Avesse mio piccolo di Kobe, ci prometto. Dolce. No, è venuta con la sua figlia. E abbiamo visto che ha anche il suo gatto, no? Quindi uno si porta i suoi affetti. Ma sono quattro cavascio su boia. No. Porta i suoi affetti, la vita. Si chiama Matteo. Il gatto Matteo, vedi? Ah, sta dentro. Bellissimo, bellissimo. E dove è diretta adesso la signora? Dice, lo amiamo molto questo gatto. Ha 11 anni questo gatto. Bellissimo. E poi adesso partono per la Polonia. Per la Polonia. Perché hanno dei contatti là, delle persone che li accoglieranno. Sì, hanno i contatti. Dico. Possiamo chiedere quanti anni la signora e se pensava mai di vivere una situazione del genere? Allora, si dice io... Allora, la signora ha 74 anni, 40 anni ha lavorato in una fabbrica grandissima a Zaporizhzhia. Dice, io non ho mai pensato che quando arriva la mia vecchiaia sarò costretta di muovermi dal posto dove abitavo, tutto quello a cui era molto legata, e di scappare via. Certo. E la mia sorella, la mia sorella che del 1946 abitava a Mariupol, purtroppo è morta lì, cioè non ce l'ha fatta. Spiace. Sì, il suo figlio l'ha trovata, il suo figlio di questa l'ha trovata morta già perché non aveva qualcosa a respirare, quindi è morta lì la sua sorella. Tofik меня зовут. Tofik, да. Mi chiamo Tofik. Tofik. Я живу на Украине 50 лет. Abito in Ucraina già 50 anni. 50 лет. Значит, просьба дорогим нашим друзьям, ко всем. E vi chiedo a voi come nostri amici tutti. Мы готовы защищать нашу землю. Вот. И все, что за нашей землей в Европе, мы готовы. Просьба, дайте нам оружие, помогите. Vi chiediamo soltanto di aiutarci con le armi. Noi siamo disposti a proteggere l'Ucraina, ma anche tutta l'Europa. L'unica cosa che vi chiediamo di aiutarci con le armi e noi faremo perché non, non c'è un'altra soluzione, non vedo già un'altra soluzione. Ci bacciate che in queste situazioni? Io e molti miei amici, noi выхода не видим, только как на поле боя. На поле боя защитить нашу независимость. Io e anche tanti miei compagni non vediamo l'altra via d'uscita, soltanto che sul campo di battaglia, sul campo di dove si fanno la guerra, combattere. Это я говорю не только от себя лично. Questo io lo sto dicendo non soltanto da parte mia, non è la mia, soltanto la mia opinione quella che dico. Не только от себя лично, а от многочисленных друзей моих. Помогите с оружием. Questo vi dico da parte di tantissimi miei amici, se ci ha aiutato con le armi vi assicuriamo che possiamo proteggere l'Ucraina e l'Europa. Lui ha un lavoro, da dove viene? Perché... Ви працюєте, звідки ви приїхали? Я живу 50 лет на Украине, работаю, сейчас я на пенсии. 50 anni che lui abita in Ucraina, lavorava, adesso è in pensione. Да, я на пенсии, я считаю, что Украина это родина. Io, l'Ucraina è la mia patria. Это прекрасная страна. È un paese bellissimo. L'abbiamo visto я oggi. Я думаю, що у нас є большое будущее. І хочу виразити благодарність. Друзьям, Італія, Америка, Англія,
это все наши друзья, все как один помогают нам сейчас. Dice che diverse country ci diversi paesi ci aiutano, come Italia, да. America, Inghilterra, tanti да. Ci aiutano. Весь мир, весь цивилизованный мир понимает, что делается, все на нашей стороне. Tutto il mondo capisce cosa succede e tutto il mondo sta da parte dell'Ucraina, che è convinta che dobbiamo stare resistere. Perciò a tutti un grande grazie. E lui adesso dove è diretto? Зараз куди ви прямуєте, куди ви їдете? Я сейчас еду в Будапешт. Там у нас друзья с женой, мы едем в Будапешт, у нас друзья. Adesso con la mia moglie andiamo a Budapest. Вот. Ну я еду в отпуск. Я взял отпуск. На месяц еду в Будапешт. Ma io ho preso le vacanze per un mese e vado lì a Budapest per un mese. Да. И мы вернемся, мы думаем, что с помощью мировой общественности, с вашей помощью, мы вернемся и будем отстраивать. Ma torneremo qui e sicuro che con il vostro aiuto noi cerchiamo di ricostruire l'Ucraina, ricostruire. Вот, ну больше мне нечего сказать. Non ho più niente che aggiungere. Краматорск, quindi la regione di Donetsk. Donetsk. Ecco, siete arrivate oggi? Ho bisogno di prendere? Allora, loro non sono venuti oggi, sono arrivati prima, sono stati qua a Leopoli, adesso partono in un altro posto, vanno da altre parti. Hanno un punto d'appoggio, quindi dove poter sfuggire alla guerra. Sì, hanno okay. Il punto di ecco, possiamo sapere cosa pensano anche loro di questa situazione, qual è il loro sentimento di fronte alla guerra. La prima cosa è che tutti vogliamo tornare a casa. Molto molto vogliamo tornare a casa, quindi questo è il sentimento principale. Hanno qualche componente della loro famiglia che sta combattendo, che è al fronte? E quindi i loro genitori, anche alcuni membri della famiglia sono rimasti lì e che non sono riusciti a partire con loro, perché non hanno voluto partire. Perciò sono rimasti. Quando rimangono in casa, dove sono? Quindi hanno difficoltà a trovare modo di uscire di casa, a trovare cibo per sostentarsi. C'è una vita che continua. Ваші діти залишилися в Краматорську, так? Батьки ваші і так далі. Чи є достатньо їжі, харчів? Вони можуть виходити з дому спокійно? Коли як? По-різному. Коли обстріли йдуть, вони не можуть. Quindi dice dipende, perché per esempio i russi bombardano o sparano e la gente non può uscire, quindi non può prendere niente. Se invece non ci sono i bombardamenti, più calma, possono uscire, quindi entrare dalla città. Sì, io abito qui nella città di Leopoli. Ok, sei sposata? Hai figli? Sì, io ho due figli, due maschi, adesso il mio marito sta al fronte proprio a combattere in un posto molto... E dove si trova? Riesce a entrare in contatto con lui, a comunicare con lui? Зараз дуже тяжко, нема ні зв'язка, ні інтернету, дуже тяжко. Adesso è molto 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 difficile perché non c'è né la connessione, né connessione con internet, non c'è niente, quindi con lui non riesce a comunicare. E tuo marito quanti anni ha, che lavoro faceva prima della guerra? Скільки років має ваш чоловік і ким він був до війни?
Йому 32 роки, він працював на залізниці, а тепер пішов по контракту воєнно-службовець. Lui ha 32 anni, lavorava nella ferrovia, e adesso lui come contratto lavora in esercito. È nell'esercito, quindi lui è partito perché sentiva il bisogno di difendere il suo paese. Oggi він пішов, тому що відчував, який сприйняв обов'язок захищати свою. Так, в 19-му році він пішов захищати батьківщину. Він не міг так дивитися, що роблять з нами, з нашими дітьми. Sì, è andato dal 2019 questo contratto in esercito perché lui non poteva più sopportare e guardare a ciò che viene fatto qui nella nostra terra, che viene fatto con il popolo ucraino. E come avete maturato questa scelta? L'avete condivisa oppure lui te l'ha comunicata e tu come hai reagito di fronte alla sua scelta? Чи це був його вибір, він сам так вирішив, чи ви з ним якось ділилися, ви брали якусь участь в тому виборі, його виборі чи ні? Ну, я підтримала його, це був його вибір. Dice questa è stata la sua scelta, cioè la scelta del marito, ma io ho detto il mio sì, che io sostengo il mio marito anche in questa decisione. E quando vi siete salutati, prima dell'ultima volta, prima di questa guerra, cosa vi siete detti? Tu cosa hai detto a lui? Що ви казали йому, коли ви зустрілися з ним перед початком цієї війни, що ви йому говорили? Перед початком я його ще бачила в жовтні, я його не бачила. L'ultima volta che ci siamo visti è stato nel mese di ottobre l'anno scorso e da quel tempo non l'ho visto più. E oggi cosa diresti a tuo marito se potessi diglielo oggi in questo momento? Головне, що він приїхав живий. Importante che torni vivo.